La lista Civici Fano ha inaugurato la sede elettorale in via De Tonsis 3, davanti alla chiesa di Santa Maria Nuova. Presente al taglio del nastro il candidato sindaco Luca Serfilippi, a cui i candidati daranno il proprio supporto. Il gruppo, che ha come riferimento in consiglio regionale il consigliere Giacomo Rossi, già da tempo sta utilizzando questa sede come appoggio per le proprie riunioni. Sala piena durante l'evento, a cui hanno partecipato anche una parte dei candidati e il coordinatore della lista Cristian Forti. Quanto è importante questa sede elettorale per la lista Civici Fano? È un luogo di incontro in cui potranno incontrare tante persone, donne e uomini della nostra città. C'è un grandissimo fermento intorno a tutta la coalizione. Civici Fano, che è rappresentato dal collega Giacomo Rossi di Civici Marche, sono sicuro che metterà in campo la squadra migliore per poter amministrare al meglio la nostra città. Una sede elettorale che il gruppo già frequentava, oggi l'inaugurazione. Sì, questa inaugurazione è importante, abbiamo dato via ufficialmente a questo nostro punto anche di ascolto con e per i cittadini, che era già attivo da tempo. Siamo qui davanti alla chiesa di Santa Maria Nuova in centro, ed è appunto uno spazio fisico per poter incontrare fisicamente i cittadini, perché noi crediamo che la politica ancora si possa e si debba fare parlando in faccia e negli occhi alle persone. In che orario possono venire i cittadini per chiedere informazioni? Siamo aperti nel tardo pomeriggio, perché i nostri candidati e i nostri componenti di Civici Fano sono persone che lavorano, quindi nel tardo pomeriggio, dopo il lavoro, danno la propria disponibilità a poter strutturare insieme anche ai cittadini le proposte elettorali che poi proporremo alla coalizione della quale facciamo parte.